Buongiorno ragazzi, episodio 77, stagione 3, sono Giacomo e diventerò milionario in 7 anni. Ore 13.51, forse da un po' che non dico la data, beh oggi è un mercoledì 19 maggio 2021, come detto ieri 25 giugno 2021, ultimo giorno di lavoro per il Giacomo futuro milionario. Questo ci porta a una riflessione che è il titolo dell'episodio e che avevo già espresso come dubbio, no? Ovvero le ferie che avanzo. Io avanzo 6 settimane ad adesso, circa 6 settimane e virgola 22 per essere precisi, no? Poi ovviamente tradotto in ore, vabbè. E quindi la domanda che uno si può porre è: ma io me le faccio pagare oppure le faccio? Ovvero, io dichiaro di licenziarmi il 25 giugno e me ne vado e tanti saluti, oppure dico guarda, dal 25 giugno vado in ferie e il mio licenziamento effettivo scatta circa a Ferragosto, cioè un mese e mezzo dopo. Cosa cambia, cosa non cambia? Uno dice vabbè, a te non cambia nulla perché tanto quello è il tempo che stai a casa, quello ti pagano, quindi non hai nessuna differenza, no? E effettivamente devo dire che ripensandoci, lato lavoratore cambia ben poco fino a un certo punto, perché se un lavoratore non ha partita IVA, non ha cose diverse dall'attività dipendente come ho io che ho partita IVA, se un lavoratore non la ha non gli cambia effettivamente niente, perché boh, si licenzia, è morta lì e via andare. Mentre per me cambia un po', perché se io dovessi finire il 25 giugno, cioè io finisco il 25 giugno e mi pagano 6 settimane di ferie arretrate, boh, se io dovessi dire guarda io vado, mi sparisco dal 25 giugno, però in realtà il mio licenziamento avviene da Ferragosto, perché le 6 settimane di ferie me le voglio fare e non voglio che tu me le paghi, no? Vabbè. E il datore di lavoro accetta, non accetta, fa i suoi, perché vedremo dopo a lui cosa cambia, no? E a me cosa cambia in soldoni? Cambia che l'anno prossimo, quando io dovrò andare a fare la dichiarazione per la partita IVA, pagamenti IMSS vari, se ho lavorato 6 mesi, quindi fino a fine giugno, dovrò pagare 6 mesi di IMSS. Perché? Perché 6 mesi me li ha pagati il datore di lavoro. In sostanza, se tu apri partita IVA e hai un lavoro dipendente, i contributi IMSS, che sono la spesa fissa grossa che hai per la partita IVA, non devi pagarli perché li paga il datore di lavoro, no? Infatti io ho partita IVA da 2 anni e non ho mai pagato un euro di IMSS perché me li paga, lo pago già tramite il datore di lavoro, no? Quindi 6 mesi fino a fine giugno vengono pagati dal datore di lavoro, gli altri 6 mesi devo pagarmeli io, quindi devo tirare fuori i soldi. E stiamo parlando comunque sempre di circa 350-400 euro al mese di soldi da tirare fuori, quindi non proprio un'inezia, e di conseguenza evitarlo era molto più figo, no? Però vabbè, tant'è, bisogna farlo, si fa e via andare. Cosa sarebbe successo se io avessi detto al mio capo guarda, vado dal 25 giugno sparisco, però in realtà mi licenzio da metà agosto e uso tutte le ferie? Succedeva che io figuravo di aver lavorato fino a metà agosto, di conseguenza quando andavo a pagare l'INPS per la mia partita IVA non pagavo 6 mesi, quindi da luglio fino a dicembre, ma pagavo da metà agosto fino a dicembre, quindi mi risparmiavo un mese e mezzo di contributi INPS da dare all'INPS in quanto portatore di partita IVA senza un lavoro dipendente alle spalle che mi pagasse questi contributi obbligatori. Quindi in sostanza, se sei una persona che non ha niente oltre al lavoro dipendente, non ti cambia poco in realtà. E se hai partita IVA pensa anche su questa cosa qua, perché effettivamente sono 2 mesi di contributi che ti verrebbero pagati e che se no non hai. Però anche se una persona non ha null'altro oltre al lavoro dipendente, comunque sarebbero 2 mesi di contributi pagati, che al fine pensionistico, quindi fra 50, 60, 70, 80 anni, 100 anni, quando sarà, faranno sempre testo, quindi saranno sempre 2 mesi che tu avrai a gratis, semplicemente scegliendo di goderti le ferie invece che fartele pagare. Però questo ci porta a vederla dal lato datore di lavoro. E cosa vuol dire? Vuol dire che il datore di lavoro
Devo ancora capire bene quanto mi arriverà di preciso, se un 4 settimane di ferie corrispondono esattamente a uno stipendio o meno di più, devo vederlo. Comunque, lato datore di lavoro, cosa succede? Succede che se lui ti paga le ferie e il 25 giugno, te le paga, ti fanno il conto e vaffanculo, no? Invece se deve continuare a pagarti fino a metà agosto, come nel mio caso, deve comunque continuare a darti tutti i contributi nel periodo in cui, anche se sei in ferie, quindi durante tutto luglio maturi altre ferie, quindi altre 14 ore mi sembra che vadano su al mese, e quindi comunque finché sei là sei sempre una palla al piede, piccola, però sei sempre là, quindi costi sempre. Tu sai che non ci sarai più, cioè il datore sa che non ci sarai più, sa che sei a casa, saresti a casa comunque dal 25 giugno, però lui continua a pagarti, quindi ti dà tutti i contributi, le ferie, eccetera, eccetera. Tra l'altro non so neanche se dovessi farmi male in ferie, se potrei andare in malattia pagato dal datore di lavoro, quindi veramente una cosa abbastanza, non so, un'inculata in sostanza, lato datore di lavoro. Però ovviamente era giusto, volevo giusto condividere queste riflessioni con me, perché uno dice, beh, se le usufruisci o se te le fai pagare non cambia un cazzo, in realtà cambiano piccole cose, ma appunto si sa che il diavolo si nasconde nei dettagli, no? E quindi questo è quello che cambia in maniera, dettagli abbastanza evidenti, poi non so se a livello microscopico cambia ancora altre cose, però questo volevo condividerlo con voi perché secondo me è interessante da sapere. Riascoltando l'ultima parte ho notato che ho detto l'ho condivisa con me, e in realtà volevo dire con voi ovviamente. E adesso parliamo dell'ultima parte dell'episodio, che in realtà l'ho aggiunta alla fine perché mi è arrivata la mail di YouTube che mi ha detto: ehi, guarda che sono cambiati i termini del contratto, no? tra di noi. E ho detto vabbè, solita roba, buon chiuso. Dopo un po' guarda, vado su YouTube, però digito nella barra di Google YouTube, quindi mi fa la ricerca, non mi va nel sito, no? E cosa succede? Succede che appare nei primi risultati lo snippet che dice: YouTube cambia i termini di contratto, fregatura per chi non monetizza, bla bla bla. Ho detto: beh, aspetta che vado a leggermeli, perché si dicono così, andiamo a vederli. E effettivamente c'è un cambio abbastanza importante nel tutto l'ambaradan di YouTube della monetizzazione. Perché? Perché fino adesso, se volevi monetizzare il tuo canale mettendo pubblicità, dovevi avere almeno 1000 iscritti e un tot di ore di visualizzazione negli ultimi 365 giorni, no? E tu potevi scegliere quali video monetizzare e quali no. Adesso invece YouTube dichiara che lui monetizza tutti i video che vuole, anche di chi non è iscritto al programma per monetizzare. Di conseguenza cosa succede? Succede che se voi guardate il mio video potreste vedere pubblicità. Io non rispetto i parametri per iscrivermi al programma di YouTube, e la cosa bella è che YouTube, per mostrare le pubblicità sul mio video, non mi dà dei soldi, perché appunto non sono iscritto al canale. Però con questi nuovi termini lui può farlo, può decidere di monetizzare quel cazzo che gli pare senza che spetti agli altri dei soldi. Quindi credo che si andrà verso un cambiamento abbastanza importante, cioè si vedrà pubblicità dappertutto, mentre adesso sui canali minori tipo il mio, oppure sui canali delle persone che usano YouTube non per monetizzare ma per farsi conoscere, non mettiamo la pubblicità ovviamente, perché sono intelligenti, dicono: beh, lo uso per pubblicizzarmi, non ci metto la pubblicità, così il contenuto è più fruibile. No, invece ci sarà pubblicità anche là e non verrà pagata, quindi è veramente una cosa brutta brutta a mio modo di vedere, che porterà, non so se è stata fatta per far più soldi a YouTube o per spingere le persone a utilizzare il programma di membership, che mi sembra sia 12 euro al mese, tra l'altro, che non si vedono le pubblicità. Però in entrambi i casi mi sembra una mossa abbastanza sporca da YouTube, che sinceramente non lo so, non mi piace. E quindi, se già avevo dei dubbi sul continuare a mettere contenuti su YouTube, credo che forse smetterò per continuare a postarli, ovviamente, perché è una cosa che mi piace fare e vorrò continuare a fare, però magari da altre parti e magari ristretti alle persone iscritte al,
al blog, agli utenti oro, quindi non so, volevo informarvi di questa cosa qua, perché appunto cambierà probabilmente come vedrete i video. Se siete abituati a non vedere pubblicità, adesso inizierete a vederne. E quindi sapete il perché, magari vi ho detto una chicca in anticipo e sarei contento di avervela svelata prima degli altri. Detto questo, ragazzi, sono Giacomo, diventerò milionario in 7 anni. In descrizione vi lascio i soliti link tra i quali diventare utente oro, che per ora è scontato, per ora è solo a 2 euro, ma aumenterà tantissimo, quindi in realtà non c'è uno sconto, è che adesso costa poco, fra un po' costerà molto di più, però i contenuti che saranno riservati agli utenti oro saranno fighissimi, quindi non vedo perché non farlo, anche perché appunto adesso stiamo parlando di 24 euro all'anno pagati in un'unica soluzione, 20 euro all'anno, quindi abbastanza ridicolo per l'entertainment che vi do tramite il podcast e per quello che sarà tutto questo. Quindi fatelo se volete, se no fate a meno. La cosa fondamentale da fare è votare questo podcast, perché siamo sempre fermi a 13 e dobbiamo assolutamente, ragazzi, lo dico ogni volta, ma dai, 50 ascolti al giorno, facciamolo questo arrivare a 14, abbasso un po' le aspettative, 14 entro fine maggio, dai, ce la possiamo fare. Detto questo, ragazzi, vi saluto, a domani, sono Giacomo, milionario in 7 anni, ciao ciao, buona serata.